Abbiamo tre amichevoli, ok? Tre amichevoli. Davanti Gabrielino Barbosa, Mike Maignan, Posiandanovic, Mazraoui a destra. 130 milioni da spendere a gennaio. Raga, quest'oggi solo per voi, prima del video voglio farvi un regalo. Voglio regalarvi questa maglia della Juve. Magari non siete tifosi della Juve, ma comunque è una maglia nuovissima da regalare a qualche vostro amico nuovissimo ancora dentro il pacco, ragazzi. Scrivetemi nei commenti secondo voi di chi è questa maglia. Lasciate like al video e chi lo regalerà, ragazzi, si potrà portare a casa questa maglia nuovissima della Juve. Link in descrizione comunque se volete acquistare tutte le altre. Adesso vi lascio il video, seguitemi su Twitch e buona visione. E ci siamo, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova live. Seguitemi su Twitch, mannaggia, quel link sta in descrizione. Mi chiamo Abbozzeppi, sito viola Abbozzeppi, molto semplice. Signori, nuova carriera in Serie B con il Como quest'oggi. Como 1907, c'è pure la maglia che verranno regalata i ragazzi del Como, gentilissimi, l'anno scorso. Questa è l'anno scorso. La squadra è questa, c'è Cherry davanti, ci abbiamo davanti anche la Gumina, però noi vogliamo di meglio. Infatti, signori, le regole oggi sono abbastanza semplici, nel senso che l'obiettivo è vincere la Serie A. Non abbiamo un limite di stagioni in generale questa volta, quindi non limite di stagioni, vincere la Serie A. Signori, quest'oggi, per ogni vittoria che andremo a fare con il Como, guadagneremo 10 milioni più un bonus ogni 3 vittorie di fila di 100 milioni. Ma non penso di fare 3 vittorie di fila con il Como. Comunque vabbè, dettagli. Vivaio. Altalenante questo Melnik, signori. Altalenante. Il problema è che è un 48 in questo momento. Abbiamo 3 amichevoli, ok? 3 amichevoli. Se le vinciamo tutte sono 10, 10, 10, 30, più il bonus di 100 milioni sono 130. Ma non penso proprio di vincere tutto. Comunque devo andare fin qui, almeno fin qui, perché sennò abbiamo 0 milioni. Mi raccomando, raga, mi raccomando. Como, vinciamo. Ok, sconfitta. Sconfitta. 0 euro per questo momento. 0 euro. Molto, molto bene, Como. Molto bene. Allora, signori, ci tocca andare a fine agosto già, perché non è arrivata ancora nessuna vittoria. Ma io come faccio a vincere la Serie A con 0 milioni? Devo vincere la Serie A, Como. Como, devo vincere la Serie A. Aspettiamo la prima vittoria. Lecce. Signori, dove spendiamo i nostri primi 10 milioni che abbiamo sudato e guadagnato contro Lecce? Direi che abbiamo poco tempo, quindi vado a trattare direttamente con l'Inter e poi con lui, subito, perché abbiamo pochissimo tempo, raga. Pochissimo. Ci serve Andanovic. Lasciamo l'Inter senza portiere, però pazienza. Offerta per il cartellino. Quanto gli offro, chat? Chat, quanto? 5 milioni accettano? Speriamo. Speriamo che non ci sputino in faccia. Ok, va bene. Ci vogliamo direttamente fino a gennaio, sperando di fare un po' di vittorie. Dopo le calcoliamo, le contiamo insieme, chat. Una vittoria, ragazzi. Una vittoria. Cosenza, due vittorie, chat. Attenzione, Pordenone di vittoria. Occhio. Oh, 3 di fila. Dopo facciamo tutti i calcoli. Abbiamo fatto 3 vittorie di fila, chat. 180, chat. 180 milioni dovrebbero essere. Kimpembe al Como. Presnel, Kimpembe. Potrebbe essere buono. Secondo voi con 180 riusciamo a pigliarli tutti e 4 questi? Dobbiamo fare una magia. Una magia qua. 75. Proviamo così. 75. Mo ci provo. Mo ci provo. Che scadenza? È 80 Mazraoui. Però di price quant'è? Di price quant'è Mazraoui? Allora vado su Shock, vado un po' più sul tranquillo. C'è scadenza? C'è scadenza veramente. Show forse scadenza. Fermo lì, anche se sei milanista, juventino, chiunque tu sia, fermo lì, perché le nuove maglie dell'Inter non possono passare inosservate. Se vedete che ce n'ho due, mamma mia, ce n'ho pure più le due, me ne hanno inviato un casino i ragazzi gentilissimi che stanno in descrizione con la maglia dell'Inter di Skriniar, bellissima, ragazzi. Vi invito a cliccare il link in descrizione. Con meno di 25 euro l'una potete acquistarle tutte a prezzi bassissimi. Mi raccomando, codice Seppi, link in descrizione, tutte le maglie da calcio della vostra squadra del cuore e non solo in descrizione. Mi raccomando, fatelo, non me ne pentirete. Molto bene. Ora tocca fargli pure lo stipendio a questi. Accetteranno così? Boh, spero di sì. Aumenta un po', che non vorrei mai che fosse troppo poco. Kimpembe delega per acquistare. Non è che è troppo poco? Speriamo bene. 84, va bene. Luke Shaw delega per acquistare. Aumentiamo pure un po' lui e speriamo che accetti. Kimpembe ha rifiutato. Non è d'accordo Kimpembe.
Non puoi rifiutare, eccolo qui. Eccolo qui Presnel, accettato. Adesso abbiamo una signora difesa. Quindi, eccoli qui, i nuovi centrali. Tomori Kimpembe e a sinistra Luke Shaw. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Guardate qua che difesa, signori. Quindi, fine del primo anno, iniziamo a contare le vittorie. Primi in classifica dopo la super rimonta. Quindi il Como va direttamente in Serie A. Vittoria del campionato, miglioriamo tutto. Guardate il budget, raga, 440 milioni dopo tutte le vittorie che abbiamo fatto. Ah, Mazraoui lo potremmo prendere. Shule no, ma Mazraoui sì. Tanto abbiamo Kimpembe. Allora, prendiamo Mazraoui, delega per acquistare, lo pigliamo. E Shaw deleghiamo per l'acquisto e lo pigliamo. Luchino Shaw, che fa il matto. Ok, così la difesa dovrebbe essere a posto. Ora ci servono tre centrocampisti e tre attaccanti, perché faccio il 4-3 adesso, sposto tutto. Nessuna vittoria. Una vittoria, signori, 4-50. Volete tutti il signor Magnan e vi accontenteremo. Ora prendo Mazraoui e poi prendo Magnan. Donnarumma, no. Abbiamo scelto Magnan, andiamo a prendere Magnan. Cerchiamo di prendere qualcuno per conservarlo. Guardate Magnan quanto costa, raga. Tantissimo. Dagnolmo, 24 anni. Bello, bello perché non costa troppo. Raga, abbiamo non so quanti soldi per l'attacco. Non sarà stellare. Però abbiamo fatto un signor centrocampo. Se riusciamo a portarli a casa tutti. Speriamo. Madonna, Gabriel Barbosa, ragazzi. Guardatelo qua. Madonna vita che non lo compro. Voglio le due ali. L'ho preso, ragazzi. Mi servono due ali. Fumata per Locatelli. Mannaggia, accettiamo lui. Deleghiamo, ok. Ci serve un altro CC. Proviamo un attimo che sì, che prima non avete consigliato. Però mi sa che è CDC. Vediamo. Mannaggia, no, costa troppo. Togliamo Locatelli, togliamo lui. Olmo, devo fare ancora l'offerta. Ok. Oh, ok. Gabriel Barbosa, mi raccomando, fai bravo. È arrivato Barbosa, è arrivato Depor, è arrivato Mazraoui, non è arrivato Olmo. Abbiamo soldi ancora, fatemi vedere. Quanti che è? 119 milioni, raga. La vedo dura per le ali. Moduli 4-3. Davanti Gabrielino Barbosa, Mike Magnan, Totti Andanovic, Mazraoui a destra. Raga, Tomori dov'è? No, raga, Tomori dov'è? Tomori che era nostro dov'è? Tocca prendere Tomori da zero. Devo givare Tomori a zero. Allora, qua in mezzo ci mancano i centrali. Ancora due centrali. Non ce la facciamo, ci abbiamo pochissimi cash. Due centrali, due ali. Con 119 milioni, ci abbiamo pochi cash. Deve per acquistare. Vediamo quanto è, poi in base al prezzo che gli abbiamo fatto me lo givo. Aspettate, però Blanquito Bebe 72. No, Blanquito Bebe viene in Serie A con noi. No, solo quello di destra. Prendiamo Anthony o centrocampista, raga. Blanquito Bebe lo voglio. E quanto costa secondo voi? Quanto può, clausola settore 45. Quanto può costare? Con una clausola di 45. 30? 20-35 per l'anno. Raga, facciamo così. A gennaio prendiamo rinforzi, esperimenti. A mercato. Ok. Contatta. Andiamo dentro. Offerta per il cartellino. Io parto con 32. Così. 32. 49 ne voglio. Ah, vedi. Quanto rimuove una clausola? Rinegozia. Ti do 40. Perché sei tu. C'era tipo la clausola 45. Ma dai, ma cos'è sta cosa? Ma che è sta truffa? Che è sta truffa? Devo pagare più della clausola tra un po'. Che è sta truffa? Questa è una truffa comunque. Certo, me la truffate. 80. Vabbè. Andiamo a gennaio. Vediamo che cosa combiniamo. Il primo di gennaio. 50 milioni. Più quelli che abbiamo già, che sono 65. Quindi andiamo a 115 milioni. Mi piace questo pescare dalle dirette avversarie. Mi piace. Ok, lui meno di 50. E lui quanto costa? Lui tanto. Lui parecchio. Speriamo bene. De Rischi ha accettato. 36 solamente. Ma questa è una magia alla marotta. Faccio così. Facciamo un tentativo. Trascinatore Jorginho. Trascinatore Jorginho, ragazzi. Secondo me Jorginho viene. Tutti e due hanno accettato. Rice o Jorginho. Tutti e due. 1,83. No, scusate, 1,84, 85, 31, 24. È meglio Rice forse. Finalmente abbiamo quasi una squadra completa. L'anno prossimo, eccolo qua, Rice. Fine della seconda stagione. Stiamo andando molto veloci. Ricordiamoci che c'è la vittoria col Milan da considerare. E andiamo dentro. 180 milioni. Basta spammare. Siete tutti bannati, ragazzi. Non potete più scrivere. 170 milioni. Vediamo un secondo qui, faccio il torneo prestagionale. Vediamo che abbiamo 170, vediamo che succede. 210 milioni, chat.
210 milioni. Non che mi fa piacere che stai mai, ci mancherebbe. Accettiamo, accettiamo. Delega, 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 delega. Ok. Vogliamo fare il Toto, il Toto campionato? Vedere dove arriviamo in classifica? Toto classifica, chiamiamola, dai, sì, Toto classifica, mi piace. Mi piace questa, questo nuovo combo. Guardate qui, bello, bello, bello. Magnan, Shaw, Kimpembe, Tomori, Mazraoui, Rice, Zieniski, De Paul, Fati, Barbosa e Anthony, Gabriel Barbosa, signori. Allora, gennaio. Gennaio, vediamo se arrivano altre vittorie. 130 milioni da spendere a gennaio. Spero che venga. Mi sa che non viene. Anche lui non è da meno. E lui potrebbe seriamente venire qui. Andiamo dentro così. Madò, madò. Holland è un nuovo giocatore del Como, signori. Adesso vediamo in Serie A che cosa combiniamo. Toto classifica, chat. Siete pronti? Sione, siamo arrivati. What? What? Alzo le mani. Jimbro Boss l'aveva detto. Madò. Volete vedere i gol di Holland? Va bene. A brosa. Vediamo quanti gol ha fatto Holland da gennaio a fine anno. Statistiche di Holland, signora. 3, signori, 3, 2, 1. Holland ha fatto 8 gol e un assist. Barbosa 15 e 2 assist. Bravo, bravo Holland, bravo Holland, bravo, bravo. Chi è che ne ha fatti 20? Oddio, ho visto 22. Ma chi è che ne ha fatti 22? Oh. Amatto, Ansu Fati scatenato, 22 gol e 7 assist. Scatenato veramente. Dala, ciao Luca, grazie per il follow. Signori, grazie mille a tutti. Una sfida stupenda. Spero di portarvene altre qui sempre in Serie B. Consigliatemi sempre la squadra e seguitemi su Twitch, che il link sta sempre in descrizione. E mannaggia, cliccate, cavoli.